Parla tifoso dell'Azzurra. Benvenuti nel nostro canale di notizie dedicato al glorioso club partenopeo. Oggi vi portiamo nuove informazioni sui piani di mercato del Napoli, che ha gli occhi ben aperti per rinforzare la rosa. Premi già il pulsante mi piace se sei napoletano nel cuore. Aurelio De Laurentiis ha espresso l'intenzione di acquisire giocatori di origine giapponese e americana, puntando anche all'internazionalizzazione del club. E un nome nel mirino è quello di Johnny Cardoso, talentuoso centrocampista brasiliano che attualmente milita nella nazionale americana. Secondo il noto quotidiano sportivo Globo Esporte, il Napoli è tra i club europei più interessati a Johnny Cardoso, che attualmente gioca nell'Internacional, da Porto Alegre. Oltre al Napoli, hanno mostrato interesse per il giocatore anche squadre come Sporting Lisboa, Galatasaray, Betis Siviglia e Brighton. Johnny, che ha passaporto europeo, ha un contratto con il club brasiliano fino al 2026 e la sua valutazione potrebbe arrivare intorno ai 10 milioni di euro. La possibilità di avere un giocatore di talento come Johnny Cardoso entusiasma sicuramente i tifosi del Napoli, sempre alla ricerca di rinforzi per rinforzare la rosa. L'internazionalizzazione del club è un obiettivo a lungo termine e l'ingaggio di giocatori giapponesi e americani può contribuire a questa strategia. Resta da seguire da vicino lo svolgimento di questa trattativa e vedere se il Napoli riuscirà a garantire l'arrivo di Johnny al club. E tu, tifoso azzurro, cosa ne pensi della possibile assunzione di Johnny Cardoso? Pensi che sarebbe una buona aggiunta al cast? Lascia la tua opinione nei commenti e condividi le tue aspettative per la prossima stagione. Forza Napoli sempre!